Allora, salve a tutti, sono Edoardo Forcella, sono Daniel Tutti, ciao, sono Andrea da Spazio Blu, mi chiamo Andrea Brunella, sono speaker Radio Spazio Blu, sono Gabriele Naretto di Rivarolo e sono un speaker di Radio Spazio Blu, e ciao bella fia, la storia l'è finita. Un saluto a tutti da Andrea Carretti, questa è Radio Spazio Blu. Grazie alla Fondazione Time 2 di Torino, tornano i nostri speaker con un'altra puntata, la numero 31, una puntata speciale dedicata alle leggende popolari delle Marche. E allora sono prontissimi, loro si chiamano Edoardo, Germano, Daniel, Andrea e Gabriele. Io e Gabriele Festuccia siamo pronti a coordinarli e loro sono prontissimi a partire. E allora vai con la prima leggenda! Il fabbro di Fabriano. Lo stemma della città di Fabriano ha al centro la figura di un fabbro che batte il ferro sull'incudine. Perché è stata scelta questa figura e che cosa rappresenta? Si narra che tantissimi anni fa un abile artigiano del posto, che aveva la fucina sotto un ponte vicinissimo ad un fiume, lavorava il ferro come nessun altro al mondo. Aveva tantissimi clienti, tra i quali c'erano anche due fratelli, che gli commissionavano tantissimi lavori. Questi due fratelli non potevano proprio vedere, al punto che vivevano in due quartieri diversi, molto lontani fra loro. L'unico loro contatto era proprio il fabbro, al quale chiedeva: cosa dici mio fratello di me? Il fabbro rispondeva alla domanda che entrambi ponevano sempre nello stesso modo: tuo fratello mi ha parlato molto bene di te. Un giorno però i due fratelli si incontrarono sul ponte e non riuscirono a non litigare. La tensione era così alta che decisero addirittura di sfidarsi a duello. La gente, richiamata dalle urla dei due, accorse nei pressi del fiume, vicino alla bottega del fabbro. Il fabbro esclamò: che fate, messeri? Per l'amor di Dio, ricordatevi che siete fratelli. La ragione illuminò i due ragazzi. Perché dobbiamo ucciderci? Perché dobbiamo continuare ad odiarci? Queste le parole che uscirono dalla bocca di uno dei due. Commossi si abbracciarono forte, una cosa che non facevano ormai da molti anni. In memoria di quella riconciliazione, gli abitanti di Fabriano scelsero la figura del buon fabbro per decorare lo stemma della loro città. Stemma che è rimasto fino ad oggi. E dopo il fabbro di Fabriano, un'altra leggenda delle Marche, che ci parla di un amore ostacolato. Buon ascolto! La grotta dell'infinito. Un'altra leggenda bellissima marchigiana narra che verso l'abbazia di San Vittore, tanto tempo fa, vivessero due giovani innamorati che provavano dei sentimenti forti uno per l'altra, ma il loro amore era ostacolato dalle reciproche famiglie. Questo amore era destinato a non spiccare il volo verso la piena felicità. Infatti le famiglie in ogni modo e con ogni mezzo avevano sempre ostacolato il loro amore. Ma come si dice, al cuore non si comanda. Così, disperati e innamorati più che mai, i due ragazzi decisero di fuggire nel silenzio di una notte. Abbandonarono le loro abitazioni e si rifugiarono presso il Monte della Valle per nascondersi nella fitta vegetazione dei boschi. Trovarono una grotta e lì si accamparono. La grotta si trasformò nel loro nido d'amore. Niente e nessuno poteva più ostacolare i loro forti sentimenti, tranne la cattiveria e l'invidia di una strega che non aveva mai avuto un innamorato e perciò invidiava fortemente la giovane ragazza, su cui scagliò una maledizione. Una sera, verso l'imbrunire, la giovane svegliò nella grotta e quando si risvegliò aveva le sembianze di una capra. Spaventata, corse dal suo innamorato e con le lacrime lo salutò scappando via lontano, attraverso una fenditura della grotta. Ah, l'amore, che è il ragazzo.
provava per lei era così forte che lo portò a cercarla in lungo e in largo. Stanco e senza più forze, cadde a terra e fu sorpreso da un piccolo mago che gli chiede che cosa fosse successo. A termine del racconto del giovane, che il mago non poteva fare niente contro il maleficio della strega, poteva però esaudire un desiderio del giovane. Il ragazzo non esitò e chiese al mago di trasformarla in un caprone, che riuscì così a trovare la sua amata, e la strega imparò che l'amore vince sempre. Continuiamo il nostro viaggio nelle Marche parlandovi di un personaggio particolare. Lui si chiama Pirillo ed è famoso per le sue pere. Vi ha abbastanza incuriosito? Allora ascoltate. Le pere di Pirillo. La leggenda narra di un povero contadino della Valle del Tronto che non possedeva altro che un piccolo pezzo di terreno. Lavorava tanto, ma i frutti erano talmente pochi che non riusciva quasi a sfamare la sua famiglia. La maggior parte dei frutti che raccoglieva provenivano da 3 alberi di pero che d'inverno sembravano risecchiti, ma con l'arrivo della primavera prima si coprivano di fiori stupendi, poi si caricavano di frutti grandi e succosi. Il contadino raccoglieva questi stupendi frutti per venderli al mercato. Erano così buoni che andavano a ruba e permettevano al contadino di guadagnare i soldi necessari per comprare il grano per l'inverno. Un anno al momento del raccolto, il contadino si accorge che qualcuno gli ruba la frutta, che era la unica sua ricchezza. Gli rubavano le pere di notte, quando il povero uomo si riposava, dopo le fatiche della giornata di lavoro. Era disperato, perché senza quelle pere non poteva mantenere la sua famiglia. Pirillo, uno dei figli del contadino, che aveva solo 10 anni, disse al padre: la notte farò io la guardia, vedrai che scoprirò il ladro. Infatti al tramonto il bambino si arrampicò fra i rami degli alberi e attese la notte. A un certo punto vide avanzare una strana figura. Era una strega. Una orribile donna, con la barba di un caprone e le zanne di un cinghiale. La strega non si accorta della presenza del bambino e lunga una mano per rubare un frutto, ma Pirillo con un gesto formigno le tagliò la mano con la sua roncola. La strega urlò dal dolore e con voce supplicante disse: dammi una pera, ragazzino, una pera soltanto. E Pirillo le rispose: ne hai già rubate tante, vattene. Se non mi dai una pera scorterò l'albero fino a farti cadere, minacciò la strega. Pirillo scoppiò a ridere. Provaci se sei capace, le rispose. La strega cominciò davvero a scuotere il pero ed era così forte che fece cadere Pirillo a terra e una volta legato lo portò via con sé sulla scopa fino alla sua casa nel bosco. Eccoci qua, ora invece delle pere mangerò te, esclamò la strega. Pirillo era terrorizzato. La strega accese il fuoco nel camino e ci mise sopra un enorme pentolone pieno d'acqua. Quando l'acqua bolliva, Pirillo disse alla strega: non vorrai mica mangiarmi il vestito? Prima slegami e fammi spogliare. La vecchia approvò. Slegò il fanciullo e poi borbottò: spogliati su, che l'acqua è pronta. Mentre Pirillo fingeva di spogliarsi, scoperchiò il pentolone e in un sul colpo afferrò il piede della strega e la infilò dentro nell'acqua bollente. Riuscì così a scappare e a tornare a casa dalla sua famiglia, che lo attendeva preoccupata. Come sta andando? Vi state divertendo? Speriamo proprio di sì. Nel prossimo pezzo vi parliamo di 3 streghe, delle streghe molto particolari, perché sono streghe buone.
La fattoria delle streghe. Nella provincia di Ancona, su di un'altura, sorge una piccola frazione, più precisamente nel comune di Monte Roberto. Questa frazione si chiama Pianello Vallesina. Questo borgo ha poco più di 2000 abitanti e è diventato famoso per un luogo a dir poco pauroso, l'osteria delle streghe. La leggenda narra che una notte, una fredda notte d'inverno, un uomo vide in cima all'altura tre piccole fiammelle che si avvicinavano lentamente alla sua casa. La curiosità era così tanta che l'uomo si armò di coraggio e uscì per capire che cosa stesse succedendo. Ma una volta fuori, le tre fiammelle che aveva visto dalla finestra sparirono nel nulla. Le tre bellissime fanciulle, dall'aria misteriosa, apparvero sotto ai suoi occhi. Infreddolite chiese ospitalità all'uomo, che non esitò un attimo a farle entrare. Caricò il fuoco con tanta legna e offrì loro del cibo. La grande gentilezza dell'uomo colpì le tre donne, tanto che decise di rivelarsi nella loro vera identità. Disse all'uomo che erano tre streghe. Non erano cattive, così decisero di ringraziare l'uomo, esaudendo un suo grande desiderio. L'unico desiderio del povero uomo era quello di avere cibo in abbondanza per sfamare i tanti viandanti che in quel tempo passavano di lì. Anche questa risposta lasciò sorprese le streghe. Quanto era grande la bontà d'animo di quest'uomo. Allora le tre magiche donne lo accontentarono. La dispensa della casa iniziò ad arricchirsi di cibo e le donne svanirono nel nulla. Il cibo aumentava ogni giorno, così l'uomo riuscì a sfamare sempre più gente, tanto diventare famoso anche nei paesi vicini. La sua casa fu ribattezzata l'Osteria delle Streghe, un luogo che ancora oggi esiste, conosciuto come Collina delle Streghe. Oggi è una fattoria agriturismo. Desideri una vacanza all'insegna del mistero? E allora vienici a trovare. Entrerai nella tradizione popolare marchigiana. Per concludere questa puntata sulle Marche, vi parliamo di un'affascinante sirena. Di ciò che accadde sulle coste marchigiane. La leggenda della sirena Mitì. Le Marche vantano una tradizione popolare ricchissima di straordinarie leggende. La più conosciuta e famosa è sicuramente quella intitolata La Sirena. Quando tramonta il sole, sulla spiaggia di un paesino della costa vicino ad Ancona, Mitì osserva il tramonto. È la più bella ragazza del paese e ama guardare il mare cantando, in attesa dell'arrivo di qualcuno. Ma chi attende Mitì? Dovete sapere che Mitì, figlia di un povero pescatore, aveva fatto tempo prima uno stranissimo sogno in cui le era sembrato di vedere venire dall'alto mare una piccola barca guidata da un bellissimo giovane. Giunta a riva, il giovane aveva detto con un bel sorriso: vieni via con me, mia sposa. Mitì non aveva dimenticato questo sogno e per questo attendeva sulla spiaggia che il sogno si tramutasse in realtà. E attendendo, cantava con voce melodiosa una strana canzone che nessuno comprendeva. I giovani del paese le rivolgevano invano dolci parole, chiedendole di diventare la loro sposa. Ma Mitì rispondeva a ciascuno di loro: tua sposa! Perché dovrei sposarti se il giovane che io attendo è migliore di te? I giovani del paese umiliati non si fecero più vedere, anzi si imbarcarono per terre lontane, senza più dare alcuna notizia. Nel frattempo Mitì non si stancava di cantare e attendeva sempre. Finalmente la sera apparve una barchetta all'orizzonte. Mitì trepidò di gioia. Oh, eccola, è la barchetta del mio sogno. Sulla barca infatti c'era un baldo giovane, un forte marinaio dai capelli neri. Quando fu vicino, Mitì gli corse incontro e provò a abbracciarlo. Benvenuto, mio sposo. Sapesse quanto tempo mi ti attendo. Balli, fanciulla.
pose serio il giovane. Io sono forestiero, non sono venuto per te, ma per Azzurrina, che sarà mia moglie. Eccola, la vedi? Mitti vide infatti una bellissima fanciulla che avanzava leggera verso il giovane. I due si salutarono teneramente. Poi il giovane straniero fece salire Azzurrina sulla barchetta. Mitì era impietrita dal dolore. Quando la barca cominciò ad allontanarsi, scoppiò in un pianto ed entrata nell'acqua cominciò a seguirla nuotando. La barca però scivolava veloce e ben presto Mitì la perse di vista, ma non cedette e continuò a nuotare fino a notte inoltrata, e nuotando continuava a cantare la canzone della sua lunga attesa, che era adesso diventata il triste richiamo al suo perduto amore. Da allora in paese non si seppe più nulla di Mitì, ma qualcuno assicurò di aver visto al largo in mare una strana fanciulla dai capelli verdi e dal corpo rivestito di squame. Altri dicono di avere udito tra le onde una canzone melodiosa. Non vi è dubbio, Mitì si è trasformata in una sirena. E si conclude così anche la puntata numero 31 di Radio Spazio Blu, grazie alla Fondazione Time 2 di Torino che ci accompagna in questo lungo e bellissimo viaggio. Allora Gabri, Gabriele Festuccia, chi c'è stato con noi quest'oggi? Con noi quest'oggi abbiamo avuto Edoardo, Germano, Daniel, Andrea e Gabriele. E allora grazie di cuore ai nostri ragazzi, ma soprattutto alle tante persone che ci ascoltano e che scaricano il nostro podcast. Come al solito torneremo tra un mesetto circa con un'altra puntata. Da Andrea Carretti, Gabriele Festuccia e tutto lo staff di Radio Spazio Blu, buon ascolto, ci sentiamo in primavera e dopo Pasqua. Ciao ciao! Allora... Salve a tutti, sono Edoardo Forgiello. Sono Daniel Tuti. Ciao, sono Andrea da Spazio Blu. Mi chiamo Andrea Brunello, sono speaker Radio Spazio Blu. Sono Gabriele Naretto di Rivarolo e sono un speaker di Radio Spazio Blu. E ciao Bella Fia, la storia l'è finita.